L'annuncio della venuta imminente del Messia mette in movimento l'auditorio, suscitando una domanda: cosa fare? Fate frutti di conversione, la risposta. Il cambiamento di mentalità si traduce in qualcosa di concreto che rivela chi sei, qual è il valore di quello che fai o non fai, quali sono le ragioni del tuo agire e i desideri che ti abitano. La conversione nell'attesa del Signore è operosa nella carità. Colui che vigila nell'amore sa riconoscere il volto del Signore nel volto dei fratelli. La vita diventa allora la palestra per ritrovare e rinnovare la relazione con Dio e con l'altro, il luogo dove prende forma la parola di Dio se accolta. Non si tratta di cambiare mestiere, ma il modo di esercitarlo. Non si tratta di cambiare relazioni, ma il modo di coltivarle. Ecco allora due battesimi, uno di acqua e uno in spirito e fuoco. Il primo sta nelle mani di Giovanni, il secondo in quelle di Gesù. Questa immagine rivela un altro rapporto tra il nostro desiderio di salvezza a partire dalla consapevolezza del limite e il compimento di questo desiderio che viene da colui che è più forte di Giovanni. Nel passaggio da un battesimo all'altro rileggiamo l'itinerario della vita spirituale. Giovanni chiede impegno in un cammino di conversione, ma annuncia una pienezza che sarà riversata sugli uomini e sulle donne. È lo Spirito Santo, forza rinnovatrice, che il Messia riverserà per renderci uomini e donne nuove. È il fuoco di purificazione che ci libererà dai pesi che avviliscono la nostra umanità e dalla pula che annebbia la vista impedendoci di guardare a noi stessi e agli altri con gli occhi di Dio. Diceva Sant'Ignazio, non basta portare il nome di cristiani, ma occorre esserlo in verità. Qual è oggi il compito che la vita mi sta affidando?